Allora, ci tenevo appunto a partire introducendo l'argomento che ho fatto della tesi e del tirocinio, che si chiama Continual Learning in a Deep Neural Network, fatto in FBK. Essenzialmente noi partiremo dai problemi riscontrati in questa esperienza, partiremo appunto anche da semantic segmentation e dagli esperimenti svolti, per poi andare a finire con Continual Learning, gli esperimenti e le conclusioni. Non va. Ok, così. Allora, noi sappiamo che comunque Semantic Segmentation è un metodo molto famoso all'interno della community di Computer Vision perché permette l'associazione ad ogni pixel all'interno di un'immagine a una specifica classe. Noi quindi l'obiettivo era creare appunto una rete neurale che sia in grado di fare questo, quindi fare segmentazione, e comunque dato che come problematica abbiamo che spesso queste reti neurali hanno bisogno di milioni di immagini per avere una performance buona. E ogni qualvolta noi volessimo aggiungere una classe o aggiungere dei pixel o aggiungere delle immagini, noi dovremmo ricominciare da zero il learning e il training. Essenzialmente l'obiettivo era quello di fare in modo che la rete possa imparare in modo online, in modo continuativo e senza dover ricominciare da zero, quindi ricordarsi le competenze passate. Allora, noi partiamo da una rete neurale artificiale, essenzialmente una serie di neuroni interconnessi tra di loro che vanno a fare un mimic delle sinapsi del corpo umano e quindi in conseguenza li dividiamo in tre classi diverse: l'input layer che sarebbe l'immagine, l'hidden layer che sarebbe dove avviene la computazione e l'output layer che sarebbe la classificazione. Ogni connessione all'interno della rete è sottoposta ad un peso che appunto va a delineare l'importanza dell'input value, e in base al peso noi riusciamo, in base alla distanza che c'è tra l'input layer e l'output layer, il peso cambierà. Noi sappiamo appunto che per andare a fare un training di una rete neurale abbiamo bisogno di un metodo che riesca ad imparare, che si chiama backpropagation, e attraverso questo metodo noi andiamo ad associare una funzione loss che essenzialmente va a calcolare la differenza che c'è tra quello che avremmo dovuto ottenere come output e quello che abbiamo predetto noi, e la rete attraverso questa backpropagation andrà a ritroso nei neuroni precedenti a cambiare i parametri, quindi i pesi o il bias, e cambiando questi ci avvicineremo il più possibile appunto al risultato che vorremmo ottenere. Noi abbiamo usato una cross entropy per calcolare questa loss, perché essenzialmente è ottima in termini di classificazione, e quando noi più ci discostiamo dal valore che vogliamo ottenere, maggiore sarà il valore discostato rispetto a zero all'interno appunto della loss. E dato che stiamo parlando di un problema di classificazione a livello pixel, stiamo comunque parlando di una matrice di input, e un algoritmo molto utilizzato per queste reti neurali, appunto convolutional neural network, che sono molto famosi all'interno della community. E le componenti principali appunto di questa rete neurale, essenzialmente si parte da una convolutional layer, che sarebbe un filtro, un kernel che andrà a passare all'interno del nostro input, la nostra matrice, che è composto da numeri, appunto tramite moltiplicazioni e addizioni noi otterremo una matrice di dimensioni inferiori, e questa sarà passata poi a una funzione di attivazione che serve ad aggiungere non linearità all'interno della rete e fare in modo che riesca a classificare, a generalizzare in modo corretto. Abbiamo utilizzato una ReLU, cioè una Rectified Linear Unit, dove essenzialmente lo scopo è quello di eliminare tutti i valori negativi, ed è appunto molto comoda perché ha un tempo computazionale molto, molto basso. Noi sappiamo, e inoltre, che poi andremo ad aggiungere una pooling layer che ha come scopo quello di fare un cropping dell'immagine e quindi andare a prendere le features più importanti da considerare. E poi, dopo aver fatto questi tre passaggi per un numero di volte sufficiente per arrivare a un vettore finale come input, noi otterremo un vettore che andremo ad analizzare tramite un'ultima funzione di attivazione. Nel nostro caso una softmax, che è una funzione che permette di creare una probabilità distribuita tra l'input e i valori che vogliamo ottenere, quindi le classi nel nostro caso. E dato che comunque l'obiettivo era non solo classificare ma localizzare i pixel nello spazio, abbiamo bisogno di una rete neurale che abbia un encoder e un decoder. E abbiamo utilizzato una UNET, infatti la U starebbe dal fatto che va a creare un qualcosa simile a una U, l'encoder e il decoder, e l'encoder sarebbe appunto una simulazione di quello che abbiamo detto, cioè della convolutional neural network, e il decoder sarebbe una deconvoluzione che va appunto a compararsi con le matrici predette in passato per andare a fare un upscaling dell'immagine e andare a ricreare l'input da cui siamo partiti associando ad ogni classe.
Noi appunto abbiamo utilizzato una dataset Pascal, quindi con 14.000 immagini associate a 20 classi diverse, e dato che l'obiettivo era andare a fare un continual learning, abbiamo utilizzato le prime 19 classi, quindi tutte le immagini che contengono un pixel compreso tra 0 e 19, e quindi l'ultima classe, la TV Monitor, l'abbiamo tenuta da parte per il momento. Andando ad analizzare appunto i risultati, abbiamo utilizzato come metriche una pixel accuracy e un intersection over union, per il quale noi utilizziamo appunto l'area tra la ground truth e la maschera generata, e in base a questo riusciamo a ottenere appunto dei risultati veritieri su come sta andando la nostra rete nel nostro modello. Abbiamo visto analizzando i dati che comunque le classi che appartenevano alla categoria indoor, quindi bottiglia, chair, dining table, power plant e il divano, essenzialmente hanno ottenuto risultati peggiori rispetto al resto, ma questo è dato del fatto che, come abbiamo detto, abbiamo tolto tutte le immagini che contenevano la TV Monitor dal dataset, e quindi tutte le altre classi che avevano più possibilità di contenere un monitor, quindi una sedia, è più probabile che sia vicino a un monitor piuttosto che un aeroplano, e di conseguenza siamo partiti da un dataset sbilanciato. Però per togliere parte di questo problema abbiamo introdotto un data augmentation, che essenzialmente introduciamo un flipping dell'immagine randomico per andare ad aggiungere delle immagini all'interno del nostro split di dataset di training, ed essenzialmente abbiamo introdotto anche una rete neurale ResNet-50 che comprende 1 milione di immagini e 1.000 classi diverse da associare nella parte di encoding. E di conseguenza non dovevamo più partire da zero e imparare le features da associare alle classi, ma siamo partiti con un modello preesistente, l'abbiamo essenzialmente adagiato al nostro modello, e i risultati sono molto superiori. Vediamo comunque che ci sono le classi di prima che non riescono a essere così performanti, però il risultato finale del 63% di intersection over union è ottimale. Detto questo, introduciamo continual learning, che appunto per il computer è essenzialmente andare a fare un mimic del linguaggio umano, quindi imparare competenze lungo un periodo di tempo ed andare a ricordarsi quelle pregresse, e quindi di conseguenza noi lo facciamo tramite K iterazioni, quindi andiamo a salvarci il modello K-1 del nostro modello, che è quello che abbiamo appena analizzato, lo andiamo a comparare col nuovo modello K, che essenzialmente sarebbe il nuovo dataset contenente le TV Monitor, più una percentuale del 3% delle classi precedenti, quindi di un dataset che abbiamo utilizzato prima, e comparando le due probabilità distribuite, siamo attraverso una cross entropy come abbiamo fatto prima, e moltiplicandola per un lambda distillation, che è appunto un metodo che andiamo a delineare noi all'inizio e ci dice quanto andrà a influire la nostra distillation rispetto alla loss finale. Tutto questo andrà sommato alla cross entropy del modello K, il modello che contiene solo le nuove immagini, e abbiamo ottenuto i seguenti risultati facendo questo tramite la backpropagation. Come vediamo, comunque siamo riusciti a classificare in modo corretto. Abbiamo dei problemi in alcuni bordi, perché chiaramente l'obiettivo è quello di andare a classificare in modo generale, quindi non andare a fare overfitting. E però, analizzando le metriche, vediamo comunque che c'è stata una piccola diminuzione, chiaramente perché abbiamo salvato solo una piccola parte del modello precedente, ma non tutto il dataset. E vediamo anche che ci sono delle classi come Bark che non sono riuscite a classificare in modo corretto, ma questo è dato dal fatto che appunto siamo partiti da un dataset sbilanciato e il 3% è partito in modo randomico, e quindi non è detto che ci fossero immagini di Bark per il quale noi avremmo potuto utilizzare per fare sì che il modello si ricordasse le features da associare alle barche. Quindi per quel motivo non è riuscito a classificare in modo corretto, però comunque l'esperimento è riuscito, il framework di continual learning essenzialmente è riuscito a segmentare sia le nuove classi, sia la nuova classe che quelle vecchie, e lo score finale comunque è passato dal 63% al 38%, che è ottimo considerando che andiamo a fare segmentazione a livello pixel. E siamo partiti da una situazione challenging, perché avevamo sia il primo dataset che il secondo sbilanciato, ma siamo riusciti comunque a ottenere risultati molto promettenti. La segmentazione è riuscita. Per future implementazioni si potranno usare reti neurali generative di tipo GAN, che permettono di andare a generare delle immagini partendo da un input, e di conseguenza potremo andare a preservare la privacy, se volessimo andare a non salvare informazioni sensibili all'interno del dataset del 3% che andiamo poi a passare al modello K, e
E continual learning può solo migliorare col tempo perché aumentando la potenza delle GPU non dovremo andare a fare cropping dell'immagine e potremo utilizzare tutte le features necessarie per imparare col nostro modello. Quindi vi ringrazio dell'attenzione. Gabby, do you have questions? Ok, le chiedo un chiarimento su quest'ultima cosa che diceva alla fine, secondo dei 3 punti che ha citato. E mi sfugge quale sia il problema per la privacy Perché nella. chiaramente se noi andiamo a salvare il modello K-1 appunto andando a fare segmentazione su immagini, se nel nostro modello vogliamo classificare delle immagini che contengono informazioni sensibili, per esempio persone che sono associate a certi luoghi in cui non dovrebbero essere, se nel nostro modello vogliamo fare in modo che non si salvi questo, andiamo a applicare nella fase di encoding, oltre alla segmentazione, andiamo a creare delle immagini basate appunto sull'input che riceviamo dalle immagini utilizzate in fase di training. Quindi andando a creare delle immagini fittizie, il modello riuscirebbe a ricordarsi quali elementi della softmax sono associati a quale feature nelle immagini e quindi utilizzando le GAN, che sono quelle reti generative avversarie, potremo andare a evitare questo problema. Bene, grazie molte e anche a lei complimenti per il lavoro che hai fatto e ci Grazie. sentiamo. Lovato, Leonardo Lovato. Studi anche per lei, fammi fare quello che dicevamo prima, il voto lo vedrai in S3 Certo. e sarà disponibile immagino domani, tardi oggi. Ok. Complimenti Grazie. e Lovato. Tutto sto lavoro mi ha fatto una domanda. Cioè, 6 mesi, cosa? Ad agosto ho iniziato a sto. Vabbè.